Si riparte dalla sanità. Così è iniziato il 2021 negli studi di Telelibertà, da cui è stata trasmessa l'ultima puntata di Nel Mirino. Condotta dalla direttrice di Telelibertà e Liberta.it Nicoletta Bracchi, la trasmissione ha visto intervenire il presidente dell'Ordine dei Medici di Piacenza Augusto Pagani e una rappresentanza degli organi direttivi delle residenze per anziani. Sotto i riflettori il tema dei vaccini e quello dei contagi. L'auspicio che questo paese impari a programmare, perché la programmazione in ambito sanitario, ma non solo in ambito sanitario, è fondamentale e non possiamo permetterci di arrivare impreparati ad altre emergenze di questo tipo. E quindi spero che la grande lezione rimanga che ci si deve coordinare ed integrare di più e che si deve programmare di più. Il personale sanitario ha iniziato anche a fare le vaccinazioni. Chiaramente ho seguito con attenzione quello che diceva il dottor Pagani. Poi noi come strutture siamo più di tipo assistenziale che sanitario, sì. Quindi abbiamo il presidio medico e infermieristico, però poi moltissimo personale di tipo assistenziale. E questo personale ha anche iniziato le vaccinazioni in un piccolo primo lotto che c'è stato il giorno 6 e continuerà la settimana prossima, speriamo molto celermente, così ci ha assicurato l'azienda USL per poter proteggere questi operatori e quindi in ultima istanza anche poi proteggere i nostri ospiti. Nel periodo Covid abbiamo avuto dei notevoli problemi, soprattutto nella prima fase, in quanto soprattutto nel mese di marzo, collegato a una serie di fattori, tra cui l'assenza o almeno la completa disponibilità di dispositivi di protezione, siamo arrivati fino a un 50% di personale assente per malattia. Quindi questo ha comportato notevoli difficoltà. Ora la situazione è nettamente migliorata. La situazione oggi è nettamente migliorata sia per ciò che riguarda l'acquisizione delle metodiche nostre, ma anche la disponibilità e l'opportunità di questo vaccino. Grazie a tutti. Buona serata a tutti e buon anno. E alla prossima.